Sì, direi diciamo una partita in cui è stata un po' falsata dall'espulsione di Emerson, ma soprattutto una gestione, diciamo così, dell'economia della partita fin da quel momento, sicuramente difficile ma importante. Sì, sicuramente l'espulsione di Emerson ci ha un po' penalizzato, perché comunque giocare in 10 per 70 minuti non è facile, però io faccio i complimenti ai ragazzi perché comunque hanno tenuto campo, abbiamo lavorato nelle due fasi nel modo giusto, e devo dire che c'è stata una grande prestazione sotto l'aspetto caratteriale. Potevamo sfruttare meglio qualche ripartenza, non è stata così, però la partita che dovevamo fare l'abbiamo fatta. L'importante è aver difeso bene, quando abbiamo potuto abbiamo anche spinto per cercare di fare gol. Ecco. Diciamo che forse potevamo cercare di tenere palla un po' di più, no? Ma quello sicuramente, cioè noi lavoriamo molto sul discorso del possesso palla, sulle verticalizzazioni, abbiamo studiato anche il Modena per cercare di andare con 3 contro 2 in fascia, visto che abbiamo anche visionati nella partita di Crotone, ecco, quella del Cagliari. Devo dire che quando siamo rimasti in 10 abbiamo palleggiato di meno, però siamo stati più compatti, e in certe situazioni di ripartenza abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Ecco. Sono state due partite del Livorno, prima mezz'ora 11 contro 11 e poi la seconda dopo l'espulsione di Emerson. Forse abbiamo giocato meglio in 10 contro 11 che non nella prima mezz'ora. Che dici da questo punto di vista? È sembrato che quasi il Livorno avesse avuto bisogno di avere uno schiaffo sotto il profilo morale e di carattere per poter tirare fuori il meglio di sé. Non siamo entrati con l'approccio giusto, perché perdevamo spesso le seconde palle, e sapevamo che Modena lavora molto su queste situazioni, anche se poi nell'11 contro 11 ho visto una squadra che cercava di impostare, una squadra che cercava di giocare, e il Modena che cercava di ripartire bene, e dove l'ha fatta anche bene, perché comunque ha sfiorato il gol da cross di Nizzetto il primo tempo, però anche noi abbiamo avuto le nostre situazioni il primo tempo da poter sfruttare meglio. Vedi la palla di Vantaggiato, vedi la palla di Siligardi, penso che comunque sia stata la partita giusta sotto tutti gli aspetti, indipendentemente dall'inferiorità numerica. Ecco. Quindi ecco, a livello di atteggiamento, in 10 ho giocato forse meglio. Sapete come la penso io, no? Parliamo spesso di questa situazione. Questa è una squadra che, se riesce ad incattivirsi, se riesce a capire l'atteggiamento giusto, l'approccio alla gara, di capire di ragionare, come ho sempre detto, da squadra forte, ma nello stesso tempo da squadra provinciale. Oggi, a mio avviso, la mia squadra ha ragionato in inferiorità numerica da squadra provinciale, una squadra che ha lottato, che ha lavorato nelle due fasi. Comunque non era facile, sappiamo benissimo lo stato di forma del Modena, giocatori importanti come Granoce, come Nizzetto, come un allenatore che comunque prepara bene le partite. E bisogna partire dalla partita che abbiamo fatto anche a Perugia, col Perugia, perché comunque col Perugia, sotto l'aspetto della personalità, della cattiveria, della voglia di fare risultato, ma soprattutto della compattezza, siamo stati sempre regolari, e questo deve essere la nostra forza, perché comunque poi le 2 o 3 occasioni, come avete visto anche oggi, ci capitano, e poi dobbiamo essere bravi a finalizzarle. Ecco. Collega di Modena.